Continuiamo la nostra trasmissione, sempre dal Casale dei Consoli. Lo facciamo con il candidato sindaco Giovanni Spata della lista Mazzarrone Bene in Comune. Come stiamo, Giovanni? Ma tu il microfono ce l'hai. Allora, è Mazzarrone Bene Comune per la precisione. E perché? Cosa ho detto io? Bene in Comune. Bene Comune. Bene Comune. Bene Comune. Come andiamo questa campagna elettorale? Siamo ormai a una decina di giorni, diciamo, dalla fine, diciamo, della cosa, quindi un primo bilancio credo che possa essere anche tratto. Sì, io penso che stiamo andando molto bene. Abbiamo fatto il comizio d'apertura domenica scorsa in Piazza San Giuseppe. E la gente è stata numerosa in piazza, è venuta a seguirci, sono interessati a quello che noi stiamo proponendo a livello di programma e anche di persone, perché abbiamo cercato di fare una lista quanto meglio possibile e pensiamo di esserci riusciti. Questa sera, ti presento le nostre quattro donne in consiglio comunale. E quindi avremo modo di conoscere anche le signore che faranno parte della nostra lista, e quindi sarà una campagna elettorale, continuerà all'insegna del contatto con le persone, spiegare i motivi perché ci devono votare e proseguiremo su questa linea. Allora, conosciamo 4 dei 12 candidati al Consiglio Comunale della lista Mazzarrone Bene Comune, senza in, Bene Comune. Cominciamo con Tiziana Giudice. Buonasera. Senta, facciamo una piccola scheda ricognitiva, diciamo. Chi è Tiziana Giudice, cosa fa e quali sono state le motivazioni, la spinta che l'hanno indotta a candidarsi e cimentarsi a sostegno della candidatura di Giovanni Spada a sindaco? Buonasera, io sono prima di tutto una mamma, dopo sono una dipendente di un'azienda privata che tutti conoscono qui a Mazzarrone. Come si chiama l'azienda? Visto che ci incuriosisce, poi la fattura la presentiamo a Giovanni Spada. Novello, Novello e CSRL, sì. Quindi dicevo, prima di tutto sono una mamma, per cui l'interesse fondamentale che ho è quello del bene dei nostri figli, dei ragazzi, sia quelli piccolini che i più grandi. Sono mamma di tre figli e quindi di diverse età, per cui conosco i bisogni di tutte le età. L'interesse mio è quello di cercare di portare avanti dei progetti che riguardano, dei piccoli progetti comunque, che riguardano proprio i nostri figli. Per questo ringrazio Giovanni e tutto il gruppo che mi ha voluta nella loro lista, perché a parte a rendermi orgogliosa di questo, mi dà la possibilità di impegnarmi proprio per realizzare qualcosa nel nostro piccolo paese. Piccolo paese, ma grande come potenzialità. Allora, benvenuta e conosciamo anche Anna Cutraro. Io, in effetti, qualcuno pensa che in un paese probabilmente vi conoscete tutti. Io faccio finta di non conoscere, come penso che i telespettatori possano anche non conoscere, per cui parto da questo assunto. Eleonora Cutraro, la stessa cosa. Chi è, cosa fa? Cosa ho detto? E Eleonora. perché mi è capitato Eleonora? Ho confuso con Eleonora Ballassai, non c'è. Anna Cutraro. Prego. Buonasera, io sono una consigliera uscente, già faccio parte del gruppo di Giovanni Spada da 5 anni. Quindi eravate maggioranza? Sì, eravamo maggioranza e io mi impegno per il mio paese. Diciamo che opero sul sociale, mi occupo dell'Associazione Diabetici del Calatino già da più di 7 anni, con un buon riscontro perché effettivamente il nostro paese a livello logistico è un po' lontana da tutte le strutture ospedaliere e quindi c'è bisogno di apporto anche così con il volontariato. Io ho sempre appoggiato la lista Spada perché ci credo, perché abbiamo lavorato bene e speriamo che la gente di Mazzarone ci dia la possibilità di continuare a lavorare bene. Grazie. Bene, io non sapevo che lei era consigliere uscente, però va bene così. Allora, benvenuta, vediamo se Jenny Malfa. Buonasera. Buonasera a lei. Lei è consigliere uscente? No. No, io La prima sono, volta. sì, sono la prima volta che in politica, che mi spendo in politica. Ho accettato io la candidatura al consiglio perché come semplice cittadina, donna e mamma soprattutto, voglio impegnarmi per il bene comune di tutta Mazzarrone. Come prima esperienza,
come qualsiasi prima esperienza che una va a affrontare, deve essere guidata da una persona competente, da una persona che sa dirigere tutto, e questo non può essere altro che Giovanni Spata, che la ringrazio, che mi ha voluto all'interno di questa squadra. E io mi impegnerò con tutta la mia semplicità e umiltà a poter essere la mia presenza, che possa portare un buon contributo in più. Senta, ma qual è stata la motivazione per cui lei ha consentito? Solitamente chi ci si cimenta oggi, con i tempi che corrono, cimentarsi in politica, una chiamata così istituzionale, uno ci pensa 14 volte, diciamo. Ecco, la motivazione che l'ha indotta ad accettare le sollecitazioni di Giovanni Spata? Beh, mi è piaciuta la squadra, voglio io contribuire anche a spendermi io in prima persona per Mazzarrone, per il sociale, un po' per tutto, comunque voglio essere presente per portare miglioramenti in questo paese. Vuole dare un contributo in più, dai. Eleonora Bellassai, avevo confuso prima, Bellassai era scritto sotto e sopra con cosa, per cui va bene così. Allora, cominciamo. E chi è Eleonora Bellassai, cosa fa e poi perché questa candidatura? Innanzitutto buonasera, sono una mamma e lavoro come collaboratrice presso uno studio medico a Mazzarrone. Il mio obiettivo, quando il nostro candidato sindaco Giovanni Spata mi ha proposto la candidatura come consigliere verso questo nuovo gruppo, è un proposito di portare nuove idee, dei progetti che cerchino di fortificare una società molto più sana, più prospettive verso il futuro, perché da mamma cerco di portare il meglio per i figli, e perché i figli sono il futuro. Quindi vuole assolutamente contribuire con la sua esperienza, con le sue necessità che registra quotidianamente, a portare delle migliorie attraverso questo ruolo istituzionale che speriamo possa essere concretizzato il prossimo 11. Ecco, da mamma, quali sono le cose che più di tutte, come cittadina, diciamo, ecco, evidenzia, diciamo, e mette sul piatto, sulla scommessa della candidatura di Giovanni Spata a sindaco? Creare un ambiente innanzitutto sano, dove poter crescere i nostri figli con dei valori sani, e anche avere delle attrezzature, dove poter creare delle attività in modo tale da dare ai nostri figli delle nuove opportunità per poter crescere e quindi confrontarsi con il mondo che ci circonda. Grazie. Giovanni Spada, mi pare che anche i consiglieri candidati al Consiglio, le signore nella fattispecie, credo che hanno le idee chiare e credo che si aspettino tantissimo, diciamo, dal programma elettorale che tu stesso hai dovuto sottoporre e stai sottoponendo alla città di Mazzarrone. Ma io intanto le ringrazio, perché già il fatto che delle donne si impegnino in politica è importante, e quindi le ringrazio tutte e quattro. A Leonora la ringraziamo doppiamente perché è in gravidanza, in attesa. Auguri, ora per questo porta fortuna, assolutissimamente. E quindi il ringraziamento va doppio, perché si sta spendendo in questa campagna elettorale. Cosa dire? È ovvio che quello che dobbiamo fare è un lavoro di squadra, quindi tutti i suggerimenti che vengono dalle mamme, che vengono dagli imprenditori, dalle famiglie, dalle persone meno ambiente, dalle famiglie più disagiate, dovranno essere il nostro motivo di lavoro, e quindi cercare di lavorare sempre per una società migliore. Questo è l'obiettivo che noi ci proponiamo: rendere ancora più vivibile la comunità di Mazzarrone. Non è che non lo sia, però si può sempre migliorare nella vita, come ogni cosa si può sempre migliorare, ma soprattutto mantenere uno standard alto di qualità della vita. I nostri giovani crescono bene a Mazzarrone, non ci sono grosse difficoltà da un punto di vista di quelle che sono certe devianze che si trovano nella società, e questa è un'attenzione che deve essere sempre alta, perché è ovvio che il futuro sono i giovani e sui giovani si deve lavorare.
Va bene, chiudiamo questo spazio con Giovanni Spada e ci vediamo subito dopo per un altro segmento e conosceremo altri candidati al Consiglio Comunale, così abbiamo chiuso lo spettro conoscitivo dei 12 candidati al Consiglio Comunale della lista Mazzarrone Bene Comune a sostegno del candidato sindaco Giovanni Spada. Grazie, 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 pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo. Sera.